degli eventi estivi del Circolo Parasio sarà un po' segnato dal teatro questa vostra estate. Abbiamo incentrato l'attività estiva sul teatro, sul tenere il Parasio come un palcoscenico naturale, come una scenografia naturale, che sarà lo sfondo per tre spettacoli. Il primo sarà il 15 luglio con la compagnia Ramaiolo in scena, Sandro Manera, e il secondo il 21 luglio, Cristina Castigliola, il terzo il 22 luglio con Chiara Giribaldi, Cattivi di cuore, Gino Brusco. E sono tre spettacoli molto diversi, il primo sarà una sorta di noir, il secondo un bellissimo viaggio semi-itinerante all'interno di Palazzo Guarnieri sul concetto dell'abitare. E il terzo, una riflessione un po' particolare con momenti di ironia e momenti di serietà sulla società e sui suoi cambiamenti dovuti alla tecnologia, agli anni che passano, alla società stessa che cambia e muta perennemente. E le nostre attività le abbiamo concentrate appunto in senso artistico, sul teatro ci tenevamo anche perché è una cosa che merita e che richiama davvero molte persone. E gli altri due appuntamenti saranno due guide turistiche. Non sarà una replica, ci tengo a dirlo, sarà un percorso all'interno della Riviera dei Fiori e della Riviera di Ponente più in generale, la prima con Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri, 111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi assolutamente scoprire, ore 21, 28 luglio Oratorio di San Pietro, la seconda il 2 agosto, ore 21 Palazzo Guarnieri, Enzo Ferrari con i luoghi del Ponente, un itinerario sulla Riviera di Ponente che comunque invece si estende fino a Savona, un bel racconto, un viaggio nella nostra riviera raccontato da un autore. Insomma, ormai collaudato come il nostro socio Enzo Ferrari. Grazie a tutti, vi aspettiamo numerosi. Il Ramaiolo in scena propone uno spettacolo nell'estate del Circolo Parasio. Allora, presentiamo uno spettacolo teatrale che è tratto da un romanzo di Carlo Fruttero, Donne informate sui fatti. È un romanzo che avevo letto parecchio tempo fa e è strutturato in maniera particolare che ricorda subito una struttura teatrale. In sostanza è una vicenda gialla che viene fuori attraverso le monologhi raccontati da sette donne che in qualche maniera sono legate a questa vicenda gialla. È un po' uno spunto per analizzare il mondo della città e dei suoi tipi e delle sue caratteristiche. È uno spettacolo che abbiamo preparato in tempo di pandemia, quando non si poteva inizialmente nemmeno vederci, poi nemmeno lavorare insieme, interagire, quindi è venuto bene questo spettacolo che abbiamo potuto preparare prima sulle piattaforme telematiche uno a uno, cioè regista e attore, e poi abbiamo messo tutto insieme e ne viene fuori insomma, uno spettacolo che speriamo che piaccia al pubblico. La novità di quest'anno è il metodo di prenotazione degli spettacoli proposti dal Circolo. Sì, quest'anno abbiamo aggiunto al normale modo che era quello del passaparola o di telefonare in sede anche la via telematica usando il portale Eventbrite, che è uno dei più comuni e utilizzati in tutta Italia e anche in Europa. Ovviamente uno non sostituisce l'altro. I posti disponibili su Eventbrite non sono tutti i posti disponibili, quindi venite perché ci sono posti liberi aggiuntivi a quelli già prenotabili per comodità, perché uno magari non ha tempo o voglia di telefonare. Gli spettacoli inizieranno alle 21:30 precise, questo fa sì che l'invito è siate in Piazza Pagliari almeno alle 21:15, in maniera di consentire un ordinato inizio degli spettacoli. Grazie a tutti voi. La mia arte nasce in concomitanza a un percorso che ho scelto e ho voluto fortemente di introspezione, che mi ha permesso di scavare profondamente dentro di me e dico sempre, faccio una metafora per far capire bene il concetto, come una cipolla, no? Che ha un'infinità di strati che rappresentano etichette, pregiudizi, preconcetti, anche limiti, paure, blocchi, che una volta che vanno eliminati, ovviamente con una forte volontà, si arriva alla propria essenza. E questa essenza è praticamente ha fatto in modo che uscisse fuori poi la mia creatività, che in realtà ho sempre avuto, ma probabilmente soffocata. E quindi cerco di esprimermi, il mio tentativo è quello di entrare comunque in empatia con le persone e attraverso appunto un gioco di forme, di colori, utilizzo diverse tecniche, non mi riconosco in uno stile, ma in più stili, appunto perché sono legati alla mia parte intima, cioè la mia parte proprio più profonda, quindi legata agli stati d'animo, alle emozioni, perciò non possono mai essere uguali. Di conseguenza non potrei mai omologarmi in uno stile e fossilizzarmi in quello, perché è come se io andassi a
castrare la mia creatività e quindi non riuscirei a essere, diciamo, a limitarmi in questo, ecco.